Scioglimento Consiglio Comunale a Battipaglia, ricorsi bocciati dal TAR. Confermati sigilli a Santa Lucia, Ponte Corvo, aspettiamo le motivazioni. Prostituta aggredita a Capaccio Pestum, pestata da un cliente. Spaccio di droga a Bellizzi, arrestato pregiudicato. Urta contatore d'acqua sulla provinciale 11, ferito 23enne. Sanità Eboli, fiaccolata di solidarietà. Torneo a Capaccio Pestum, prima edizione, Dama Vivente. Entrambi i ricorsi ritenuti non privi di fondamento, ma il TAR del Lazio ha deciso di non avere elementi sufficienti per ordinare una sospensiva. Così ha emesso un'ordinanza che rinvia ad un giudizio di merito sia per il ricorso contro lo scioglimento del Consiglio Comunale presentato da Etica per il Buon Governo che per quello dell'ex sindaco Giovanni Santomauro. Ad incidere sulla decisione del TAR la presenza nel decreto di scioglimento di numerosi omissis, che hanno pregiudicato la possibilità di esaminare in concreto e ragionevolmente il provvedimento ministeriale. Il TAR vorrebbe valutare in modo più approfondito la questione prima di pronunciarsi. Ancora sotto sequestro i 315 appartamenti e negozi realizzati in zona Santa Lucia Battipaglia dall'azienda Slam, come conferma la Corte di Cassazione. Si attendono soltanto le motivazioni. Il 29 marzo del 2012 fu effettuato il primo sequestro, a cui la Slam aveva fatto ricorso, rigettato pochi giorni fa. L'irregolarità contestata è in riferimento alla rete idrica e fognaria. Secondo i giudici, infatti, bisognava potenziare prima le opere di urbanizzazione presenti e poi concedere i permessi per costruire. Le attuali opere di urbanizzazione, infatti, sarebbero sufficienti per un massimo di 600 persone, quindi non supporterebbero l'arrivo di altre 870 persone. Secondo l'amministratore della Slam, Giuseppe Pontecorvo, invece, tra il 1991 e il 1993 sarebbe stata realizzata una nuova fognatura dimensionata per quasi 2.000 abitanti. Al momento restano comunque bloccati 13 fabbricati per un totale di 40 milioni di euro. Pestata violentemente a sangue da un cliente che ha cercato di rapinarla. Vittima una prostituta di 39 anni, originaria della Repubblica Dominicana. L'aggressore, un giovane di origine maghrebine, si è presentato alla porta della donna poco dopo la mezzanotte, avviando una contrattazione per una prestazione sessuale, dalla quale è poi scaturita una lite. L'uomo ha inveito contro la 39enne, passando alle mani e aggredendola con calci e pugni al viso, intimandole di consegnare il denaro che custodiva in casa. Ad intervenire sono stati un'altra prostituta e un transessuale che in quel momento si trovavano all'interno dell'appartamento. L'aggressore è stato così costretto a darsi alla fuga. Sul posto è giunta l'ambulanza dell'unità rianimativa Humanitas di Santa Venere, che ha provveduto al trasporto della vittima presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La 39enne è giunta presso il nosocomio con il volto tumefatto e lividi sull'intero corpo. Nella serata di ieri a Bellizzi, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato 18enne residente a Montecorvino Pugliano. Al termine di un servizio di appostamento, i carabinieri hanno intercettato il pregiudicato e l'hanno sottoposto a perquisizione. Sono stati sequestrati 10 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire anche un pannetto di hashish dal peso di 100 grammi. L'arrestato sarà giudicato con rito direttissimo. Urta un contatore dell'acqua sul canale consortile e si ribalta con l'auto. Vittima dello sfortunato incidente è un 23enne di Battipaglia che nella notte transitava con la propria auto lungo la provinciale 11 che collega Albanella con Capaccio. Il ragazzo ha perso improvvisamente il controllo della vettura, finendo fuori strada e centrando un contatore per il controllo della pressione irrigua. La vettura si è ribaltata. Nell'impatto con il contatore è andato distrutto il tubo diramatore, provocando la dispersione sulla carreggiata dell'acqua. Il ragazzo è fortunatamente riuscito a venire fuori da solo dall'abitacolo. Allertati i soccorsi, il 23enne è stato trasferito in ambulanza presso l'ospedale di Eboli, dove gli sono stati riscontrati un trauma alla schiena e ferite al volto giudicate guaribili in pochi giorni. Dopo il tragico episodio accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì ad una donna ebolitana incinta di 15 settimane che ha perso due gemelli, ieri sera il comitato delle mamme che presidiano da giorni l'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli ha organizzato una fiaccolata di solidarietà per la giovane mamma.
presente anche l'amministrazione comunale. Intanto questa mattina Caldoro incontrerà in Regione a Palazzo Santa Lucia Massimo Cariello, il sindaco di Eboli Martino Melchionde, i direttori sanitari e probabilmente anche qualche mamma per discutere sulla questione sanità e piano ospedaliero della Valle del Sele. Un torneo di dama tra quattro contrade, in cui le pedine saranno persone in carne e ossa. La prima edizione della Dama Vivente a Capaccio Pestum si terrà sabato 12 luglio alle 21 nella piazza di Capodifiume. Lì la scacchiera, dipinta per terra, esiste già da tempo e così è nata l'idea di una sfida che unisca l'abilità nel gioco della dama e il folklore grazie ai ragazzi di ciascuna contrada che hanno accettato il ruolo di pedine del gioco. Ogni squadra indosserà una maglietta di un colore diverso. L'evento è organizzato dall'Ufficio Sport, Spettacolo e Turismo del Comune di Capaccio Pestum in collaborazione con l'Associazione Primavera 2000 di Capodifiume.